avevo una raccolta di saggi che dovevo uscire quest'anno, perché, ripeto, non pensavo che il libro finisse così presto. Questa è un'altra ragione per cui dico i libri si fanno da soli. Tu pensi di doverci lavorare ancora per 2 anni, invece lui dice no, io sono finito qui. Benissimo. Allora avevo questa raccolta di saggi, che quindi adesso l'editore ha bloccato, uscirà tra un anno, che si intitola La costruzione del nemico, che sono tutti saggi su come è importante costruire il nemico per stabilire una identità di nazione, di patria, di gruppo politico, eccetera. L'antisemitismo è un caso tipico di costruzione attraverso i secoli di un nemico. E di lì quindi ho cercato di proporre questa fenomenologia dell'odio, che l'ho messa in bocca al capo delle spie russe, che è stato, benché la cosa sia sempre sotto discussione, uno dei tramite attraverso cui si sono formati i protocolli dei Savi di Silo, il quale dice: guarda, io me la prendo con gli ebrei perché in Russia c'ho gli ebrei, se fossi un turco me la prenderei con gli armeni, però abbiamo sempre bisogno di qualcuno da odiare, perché è molto difficile costruirsi un'identità, è difficile, richiede consapevolezza intellettuale, coraggio ed eroismo. Quindi il poveraccio deve costruirsi un'identità collettiva e falsa intorno a un gagliardetto, intorno a una bandiera, intorno a un odio. In fondo io ho passato tutta l'infanzia a scuola, essendo stato educato al fatto che c'era della gente da odiare, erano gli inglesi, e mi dicevano: sono il popolo dei cinque pasti, pensate. E io non ho mai riflettuto, se non da adulto, che anch'io facevo cinque pasti: il caffè latte al mattino, quella che si chiamava la refezione, il panino che si portava a scuola, poi a mezzogiorno, la merenda e la cena. E quindi facevo cinque pasti, anche se non erano, però siamo stati educati a odiare questi ghiottoni maledetti d'inglese che mangiavano 5 volte al giorno. Argomento che funzionava, perché in Italia c'era tanta gente che invece 5 pasti non li faceva, quindi era bello mostrargli questo. Ma il bello è che ci credevo anch'io, che sia pure appartenendo a una famiglia piccolo borghese, non ricca, ma insomma la merenda col pane e marmellata arrivavano a darmela, quindi facevo i 5 pasti, ma non me ne sono mai reso conto.